sole, eh? Proprio voglio stare fuori tutto il giorno. Ah sì, eh? Perché? Perché la Guardia di Finanza mi affascina moltissimo, moltissimo, anzi raccontami qualcosa. Me l'hai chiesto tu, eh? Dunque, io nella vita ho una stella polare ed è il decreto legislativo 74 del 2000, modificato giustamente dal decreto legge che atto sussiste se l'imposta evasa è superiore ai 50.000 euro. Tieni conto che prima era 103.291.38, oppure se i redditi non dichiarati superavano il 10% del totale, ma quello è gelato. Scusami, è che mi sono fatto prendere. Anch'io. Ma lo fa, lo fa. Ti stai divertendo? Ti stai divertendo. Dicevamo, lo fico opera nel rapporto col gico e con la via, ovviamente. Però questa cosa dobbiamo sederci perché è un po' complicata. Vedi. Ma pulisco e non vorrei le pantaloni. Vuoi che ti riaccompagni a casa? No, anzi, continua perché mi sta interessando tantissimo come era, lo schifo. Ti comanda tutto, nel senso che senza la Dia anche tutte le altre figure... Rosy, amico. Sì, grazie, mi devo fare perdonare, me ne dia tre. Prego. Grazie mille. Scontrino. Chi è? No, chi è? Lo scontrino. Lei deve mettere scontrino, fattura o ricevuta. La scelta. No, è giusto, paghiamo tu. No, dove va? No, io sono della Guardia di Finanza. Sono costretto a requisire il corpo del reato.